Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici del canale, buona Pasqua perché oggi è Pasqua. E avete mangiato l'uovo? Beh, allora vi sarà avanzato un qualcosa come questo, cioè la confezione dell'uovo. La confezione, almeno la maggior parte, da una parte è fatta in questo modo. Quindi argentata, trattando insomma di varie cose, mi è venuto in mente che questa cosa somiglia tanto a una delle varie coperte di sopravvivenza che si usano da portare negli zaini. E perché sto inquadrando un calorifero? Beh, perché dietro il calorifero è attaccato al muro e il muro è freddo, mentre il calorifero irradia del calore. Quindi mi è venuto in mente, l'ho anche visto nei vari brico, vendono delle matassine che si mettono dietro i caloriferi per riflettere il calore verso l'ambiente e in pratica non scaldare il muro freddo, che è sinceramente inutile. Queste matassine ovviamente hanno, oltre a una parte argentata come questa, sul retro un materassino di materiale isolante. Però, visto che questo è gratis, piuttosto che buttarlo, perché no? Proviamo a metterlo dietro. Ecco, in questo modo praticamente il mio calorifero adesso non scalderà più, almeno completamente, la parete, almeno la parte dietro non scalderà più la parete dietro, perché comunque dietro quel foglio c'è un poco d'aria che fa da isolante, non ha la stessa funzione di una matassina fatta apposta, però secondo me qualcosa riscalderà di più. Un modo come un altro per riciclare un foglio di plastica argentata che in altro modo finirebbe in pattumiera. Se poi non funziona, si fa presto a toglierlo e a sostituirlo. Ragazzi, buona Pasqua ancora e ci vediamo presto. Ciao!